ho chiamato io la Polfer, c'erano questi ragazzi e c'era questi, diciamo, questa mezzarisa, e poi era una discussione tra di loro, più che altro, non è che hanno aggredito una persona incinta. Ho i miei dubbi che questa persona fosse anche incinta, tra l'altro, no? Una lite davanti alla stazione, un uomo armato di bastone, immagini riprese da un passante diventate virali sui social network. La polizia ha identificato e denunciato dopo poche ore i partecipanti. Sono due italiani, figli di immigrati. Mi rendo conto che il video ha ingenerato una percezione di insicurezza che non corrisponde assolutamente a quella che è la situazione attuale presso la stazione di Lecco, che non conosce situazioni di delinquenza quotidiana. L'ufficio del sindaco si affaccia proprio sulla piazza della stazione. Lecco è una città tranquilla, i social purtroppo sono ingordi di questo tipo di informazioni e quindi ne danno una sovrarappresentazione rispetto al reale. I luoghi degradati, spiega, sono altri, come il vecchio scalo merci, da poco acquisito dal comune e che presto sarà riqualificato. L'attenzione sulla provincia e la città, dove in passato diverse inchieste hanno dimostrato le infiltrazioni dei clan nell'imprenditoria, è massima. Mai abbassare la guardia, incentivando il comune a potenziare ulteriormente la rete della videosorveglianza.